Stadio Marco Tomaselli è la settimana delle verifiche plano altimetriche, ovvero le misurazioni che precedono gli interventi che verranno effettuati sul campo da gioco da parte dell'impresa giudicataria. L'intervento darà alla città il campo del Tomaselli completamente rinnovato. La qualità della, dello, dello, diciamo, dello sport praticato eh, perché permetterà di poter utilizzare eh, l'impianto in maniera più continuativa a differenza di come attualmente eh, può essere utilizzato e chiaramente anche eh, con, una qualità, diciamo, della, con un miglioramento diciamo, della, del gioco a tutti, a tutti gli effetti. Vi ricordo che è un impianto che sarà omologato sia per l'utilizzo eh, per il gioco del calcio sia per il, il rugby. Eh, adesso siamo quasi pronti per eh, l'inizio di, di questi lavori, eh, in questi due che a, mh, nei prossimi due giorni ci, sarà, ci saranno dei rilevamenti che verranno eseguiti e poi nelle prossime giornate inizierà eh, a tutti gli effetti, quindi la, diciamo, la, la chiusura dell'impianto per poter eh, predisporre poi l'inizio dei, dei lavori. E I lavori sono stati diciamo, inseriti, nel, la durata dei lavori si è inserita nel capitolato in circa quattro mesi, quindi probabilmente riusciranno magari, anche se le condizioni atmosferiche ce la permetteranno, a essere anche consegnati, riconsegnati in maniera puntuale. Per chi pratica sport all'aperto nei mesi dei lavori potrà accedere solo agli spalti ma potrà usufruire anche di una soluzione ulteriore. L'area sarà interdetta all'utilizzo di, diciamo, di qualsiasi attività sportiva perché chiaramente per le norme di sicurezza non, non può essere diciamo, consentito. E, rimarranno naturalmente in funzionamento quelli che sono eh, all'interno della, della tribuna le varie aree già utilizzate da, da altre discipline sportive. E, quello che sarà diciamo, eh, il, la parte antistante al palacanizzaro eh, sarà interdetta al, al posteggio delle macchine e sarà diciamo, eh, una valvola di sfogo per gli sportivi che vogliono comunque utilizzare eh, durante questo periodo diciamo, un, uh, uno spazio in sicurezza per svolgere attività sportiva. Quindi diciamo, sarà uno spostamento chiaramente eh, dall'interno dello stadio a una, uno spazio esterno, seppur comunque eh, circoscritto, eh, che comunque verrà utilizzato per... Eh, per svolgere attività così come anche eh, il Pian del Lago 2, quindi il Michelangelo Cannavo che verrà utilizzato come ulteriore diciamo, ampliamento di questo spazio all'esterno.